Ciao amore. Ciao amore, stai lavorando? Sì, sono qua, ho fatto un cavolo ancora. Ma dove sei? A San Mauro. Pensavo non sapevo stessi dormendo. E io sono tornata stamattina alle 9, sono venuta a lavorare, invece che alle 8, perché sono arrivata, sono fermata a dormire lì, ovviamente. E come hai fatto? Come ho fatto? Stamattina alle 6:30 l'autista ha preso, mi ha accompagnato, solo che poi il giorno di ieri in Torino c'era traffico, sono venuta a casa, ho preso la macchina, sono andata a lavorare alle 9 e ho detto che mi si era fermata la macchina, quindi... Ma senza te... Che bordello, se no non posso fare sta vita, cioè, è veramente un incubo, non ho dormito niente, cioè, proprio ho fatto l'after, anche perché poi ieri sera arrivo alle 8 lì e praticamente... C'era una cena nella sua università con un sacco, con tutti gli imprenditori, c'era anche, cioè praticamente era organizzata da Santo Vertace. Aspetta un attimo. 180, da 6, 22 euro. Sei arrivata lì e non ho capito cosa c'era. Praticamente Santo Vertace, che è un parlamentare, che è il fratello di Gianni. Donatella, ha organizzato una cena nella sua università. Che è quella che alla è sua università, sì. Allora, quella di vicino ad Arcore. Quindi c'era un bordello di gente, tutti, vabbè, imprenditori, e abbiamo fatto cena lì, abbiamo cominciato alle 9 così, e abbiamo finito che era mezzanotte e mezza, l'una. E poi poi figurati, da lì finita l'università, va bene la cosa ufficiale, arriviamo lì a Milano e lì abbiamo fatto festa con le ragazze, c'era anche qualcuno che c'era cena, un macello. Cioè, siamo andati a dormire a casa sua? Sì, a casa sua. Andate a dormire che erano le 4, lui ovviamente è distrutto. E siamo andati che erano le 4, alle 6 ho chiesto la macchina e mi ha accompagnato indietro. Cioè, perché gli ho detto che dovevo venire a lavorare. Devo fermarmi. Niente, mi fa, ma no, ma che sono io a non andare. Vedi che scema. No, vabbè, ma me l'ha detto ridendo. Sì, scherzato, però vedi. Ma ha detto così che ti è venuto il cagozzo, così io non posso, gli ho detto, ho preso degli impegni, poi mi fa, no, se devi andare vai pure, non ti preoccupare. E poi gli ho detto che appunto ascolta, mi devi aiutare, devo trovare delle ragazze da portare lì, perché adesso sabato e domenica, lui adesso oggi va a Roma, oggi pomeriggio, però sabato e domenica deve tornare, torna su, siccome mi ha chiesto quelle ragazze, gli ho detto che io i numeri gli ero riuscita a prenderli, quindi mi servono, gli ho detto 3 ragazze, vabbè, poi quando ci vediamo, comunque, dobbiamo vedere, oggi ci vediamo, Oggi stasera sì, ci vediamo, Sabato anche magari al mattino ritorno a Milano, sto sabato domenica, almeno ci sto un po' di più, cioè ho fatto una toccata e fuga, anche perché poi durante la cena non l'ho visto per niente, poi abbiamo fatto un po' serata lì a Milano e c'eravamo tutti qua, cioè, ma serata a Milano sempre a casa sua? A casa sua, sì, nel suo locale, sotto casa. Come al solito, poi siamo andati a dormire, ma lui stravolto, però io lei un'altra, quindi anche lì, cioè nel senso sì, poi qualcosa glielo poi ti dico, però non è come volevo, capisci? Fare le cose così non va bene, devo fermarmi anche oggi. Vabbè, sabato vai di nuovo. Comunque. No? Sì, no, per andare vado, però... Quando torna lui a Roma? Lui va via, penso, venerdì, perché ha detto che sabato e domenica vuole passarlo a Milano, a casa sua, quindi va via oggi pomeriggio e ritorna, penso, venerdì. Tu magari lo senti venerdì, se lui arriva sabato mattina, vai già sabato mattina. No, ma sicuramente gli dico così, anche se lui magari arriva nel pomeriggio, anche se arriva un po' prima io, tanto non succede niente. Magari, non so, ti vede, fa venire a prendere? Sì, infatti ho chiesto anche, poi stamattina mi ha accompagnato l'autista, quello bravo, quello che mi è venuto, Iari, l'hai conosciuto, ha chiesto anche di te, ha fatto fratello come sta, mi ha detto sta bene, ci siamo scambiati il numero così poi, a parte che vabbè, al di là non è lui che prende le decisioni, però intanto lo chiamo, gli chiedo se, perché mi ha detto che lui sabato mattina è di turno, quindi potrebbe anche venire a prendere lui, sì andrei anche sabato mattina così almeno sto 2 giorni pieni, la domenica sera poi me ne ritorno. Sì, almeno questa sera mi dici, ma se non le detto tutto, gli devi parlare meglio. Mi ha richiesto, gli ho di nuovo detto che appunto quanto mi serviva, e poi mi ha dato una busta e mi ha detto questo è il contributo per il tuo negozio, cioè, mi ha detto per il negozio, però mi ha chiesto di nuovo di quanto avevo bisogno, quindi hai capito? E poi dopo mi ha dato, nella busta mi ha dato quella che c'era le altre volte. Ah, boh.
Però mi ha detto, quando me l'ha data, mi ha detto, questo comunque è un contributo, però già che prima mi ha chiesto quanto mi serviva, secondo me perché hai capito. Solo che giustamente dovete parlare chiaro. Vabbè, ma l'importante è che non è che devi farti sentire le cose, però hai imbastito un po' il discorso, almeno lui vedi che si ricorda. Sì, glielo ho detto, perché ho detto che devo tornare indietro per lavorare, perché brava, così, brava. Che, insomma, no, sì, ma gliel'avevo anche già detto. E poi lui mi fa, ti avevo detto di occuparmi della ragazza, non sono riuscita a fare niente, mi ha trattato un po' così, cioè perché voleva stronarmi un po', gli faccio, non è vero, te lo pesi i numeri, no? Gli ho detto, se ne ho presi di tre ragazze, ma perché le altre facevano schifo, sono tre ragazze ma di alto livello, gli ho detto. E poi magari gli anche in passato portamelo, perché... perché quindi le vuole sabato e domenica. Ma tu gli hai detto che portarle lì è un casino, cioè. No, cioè, ma adesso mi ha detto, tu digli che si paghino il viaggio fin qua, no, digli che gli paghi, mi ha detto, digli che gli paghi tu il viaggio fino qua e poi ci penso io. Si può anche imbastire un discorso così di lavoro, se lui c'è, tra me e te, se sai, magari... Certo, certo, sì, perché lui poi gli piacciono queste cose, no, quindi... Comunque hai lavorato bene, allora. Sì, sì, no, è andato bene, solo che poi ieri sera c'era anche il figlio. Il figlio chi? Pierre. Ah, va? Sì, perché la moglie non c'era. Ha fatto festa. E quindi ero lì sotto, sì, eravamo, poi c'era della gente di media, sì. No, è stato carino, ma sarà comunque, un po' brava. Fede, senti un attimo la ragazza. E niente, sabato continui a fare tutto. Comunque ascolta, stasera.